Buongiorno a tutti, benvenuti anche oggi a questo incontro organizzato da ProFAR-ICT, l'associazione dei professionisti di ICT che fa capo a Confcommercio. È il quarto incontro di un ciclo di webinar che abbiamo lanciato quest'anno, nei quali il presidente Stefano Tarsi incontra un opinion leader. Personaggio, un autorevole personaggio. Quest'oggi abbiamo il piacere di confrontarci con il professor Alfonso Foggetta, che la maggior parte di voi sicuramente conosce, non ha bisogno delle mie parole di presentazione. Si confronteranno su alcuni temi in modalità molto interattiva. E vi chiedo fin da subito di partecipare attraverso l'invio tramite chat di vostre domande, di vostre curiosità. Faremo in modo di rispondere a tutti i vostri quesiti e a tutte le vostre richieste durante o alla fine dell'incontro. Io sono Andrea Rizzoni, sono il direttore di ProFAR ICT. Vi rinnovo il benvenuto a questo incontro e lascio a Stefano la conduzione di questa ora insieme e eventualmente intervengo nel momento in cui sottopongo le vostre domande che arriveranno. Grazie Alfonso della tua partecipazione, da parte mia, buon Grazie lavoro a entrambi. Prego Stefano. Andrea per l'introduzione. Buongiorno, buongiorno a tutti anche da parte mia. Buongiorno e grazie al professor Alfonso Fuggetta che per aver accolto l'invito per partecipare a questo nostro quarto incontro del ciclo ProFAR ICT Incontra, che è organizzato oggi in modalità web. Oggi parleremo di innovazione digitale e cercheremo di capire che ruolo possono avere i professionisti dell'innovazione digitale e lo facciamo con appunto Alfonso Foggetta che si occupa di queste tematiche da diversi anni. Due parole al volo su ProFAR ICT perché ancora non la dovesse conoscere. ProFAR ICT è l'associazione nazionale che si occupa dei professionisti ICT del digitale, quindi persone con partita IVA. E l'obiettivo è quello di occuparsi del professionista a 360 gradi, quindi in ProFAR ICT ci occupiamo di contrattualistica, previdenza, rappresentanza, competenze e reputazione. Quindi facciamo tanti servizi, è una società di servizio per gli associati e anche un posto dove ci si incontra per fare cultura, riflessione e per ricevere e cercare di dare stimoli. Se non mi dilungo su ProFAR ICT, anche perché sul sito www.proforict.it trovate tutte le informazioni che vi servono e entriamo subito, nel merito dell'argomento di oggi. Quindi passo la parola al professor Fuggetta, a cui chiedo magari a questo punto una sua rapida presentazione, come preferisce, e poi entriamo nei temi del confronto. Prego, professore, lei ha la parola. Se ci racconta due parole sulla sua attività, poi iniziamo a sviscerare i vari temi che abbiamo preparato. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie Andrea, grazie Stefano. Allora, io insegno informatica al Politecnico di Milano da ormai molti anni, però la mia principale attività, oltre all'insegnamento, è quella di direttore e amministratore delegato di Cefriel, che è una struttura, stavo dicendo prima ai colleghi, siamo qui, oggi sono in ufficio finalmente, nonostante i vari lockdown e smart working, siamo qui a Bicocca. È una struttura nata qui a Bicocca 30 anni fa, e poi ci siamo spostati a Città Studi, adesso siamo tornati a Bicocca e facciamo progetti di innovazione per imprese e amministrazioni pubbliche in Italia e all'estero. È una struttura per certi versi simile ai Fraunhofer tedeschi, fatti da imprese italiane, università italiane, quattro università e Regione Lombardia. Siamo circa 140 persone, ci occupiamo di digitalizzazione, applicazione del digitale a prodotti, processi, servizi. Abbiamo fatto l'alberghi di Dainese, piuttosto adesso abbiamo fatto un sistema di cloud per l'Assame di Treviglio che fa i trattori, quindi abbiamo lavorato per pubblica amministrazione. Ci occupiamo di aiutare le aziende e le amministrazioni ad applicare il digitale nella loro attività. Ok, beh, perfetto. Allora, va bene, adesso io provo a mettere subito sul tavolo il primo tema.
Innovazione, diciamo, innovazione e innovazione del digitale. In Italia se ne parla nella pubblica amministrazione, ma non solo, se ne parla da oltre 20 anni, perlomeno io sono un professionista, ho poco più di 20 anni di esperienza, e da sempre, diciamo, con varie ondate arrivano degli stimoli all'innovazione, anche con investimenti importanti, quindi vari piani di governance, oppure varie agende digitali. Cioè, anche con dei finanziamenti interessanti, però spesso non si hanno i risultati ottenuti. Quindi, qual è c'è il problema dell'innovazione? Quindi, secondo me, io penso che sia un problema di governance, e penso che magari spesso non sono messe le persone con le competenze corrette a seguire questi processi o quantomeno a portarli a terra. Dal suo punto di vista, dalla sua esperienza, come la vede lei? Io vorrei fare una premessa e poi, magari anche con vari passaggi, se sei d'accordo Stefano, Sì. provare a affrontare due temi, uno l'innovazione della PA e l'altro l'innovazione delle imprese. E la premessa che vorrei fare, per farla, vi vorrei aiutare con una cartina. Allora, io vi faccio vedere la seguente cartina, perché secondo me può aiutarci a capire. La vedete? Sì, è arrivata. Ecco, questa cartina, credo che sia la più recente, anche se i dati sono 2018. Adesso è poi chiaro che forse con Covid c'è stato qualche scombussolamento, ma secondo me siccome è un tratto che quello che si legge in questa cartina lo si legge ormai da molti anni, con tutti i cambiamenti del caso, ma le linee di indirizzo generali sono quelle, secondo me ha la sua validità. Allora, questa cartina mostra come si legge. Il prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto non per gli stati, ma per le regioni. E, ovviamente è rapportato, fatto 100, la media europea. Vedete che ci sono regioni che sono rosse, non so come chiamarlo, quel viola forte, insomma, poi ci sono le lilla e poi si arriva alle blu fino alle azzurrine. Ora, non credo che serva particolare, diciamo, competenza economica per vedere che il paese, a parte la Germania, in cui si nota nettamente la differenza tra Germania Est e Germania Ovest, peraltro la Germania Est vedete che è blu, quindi quasi diventato lilla, quindi si è quasi avvicinata, quasi portata alla pari con la Germania Ovest, mentre il resto dell'Europa dell'Est è rimasta più indietro. Ma credo che non serva molto capire che il paese che ha le maggiori differenze, le maggiori diversità è l'Italia. Noi abbiamo un pezzo del paese che è agganciato alla Baviera, all'Austria, adesso lì la Svizzera non si vede perché è Unione Europea, ma più o meno ovviamente è in quella stessa categoria, questa stessa classe. Non si vede, si vede l'Olanda e il Belgio, ovviamente, la Danimarca, non si vede l'Inghilterra, Londra, ma è la zona di Londra, perché poi il resto dell'Inghilterra non è assolutamente rossa o rosa, si vede il sud dell'Irlanda dove ci sono tutte le multinazionali, ma l'Italia è quella che ha la maggiore spaccatura tra zone del paese. Quindi un primo tema è che quando si dice come sta andando la digitalizzazione, come funziona, se la digitalizzazione in un qualche modo è collegata, correlata con lo sviluppo economico e sociale. Beh, si vede che l'Italia è fatta di tanti pezzi e quindi è difficile dire mediamente le cose come vanno perché abbiamo situazioni molto molto diverse tra di loro. Quindi questa è la prima premessa che secondo me andrebbe fatta. Io credo che questa cartina dovrebbe essere la premessa di tutti i convegni economici sullo sviluppo dell'Italia, perché se no non si capisce come siamo messi. Senza darmi un giudizio positivo o negativo verso una regione o verso un'altra, sono fatti. Quindi, se non partiamo dalla concretezza dei fatti, poi non abbiamo modo di sviluppare dei ragionamenti che hanno senso. Quindi, il nostro paese ha situazioni molto diverse. Ci sono zone e aziende, non solo zone, perché poi questa è la situazione media per regione, ma poi all'interno anche delle regioni più, magari che sono un po' più indietro, ci sono realtà di eccellenza. Quindi, ci sono spaccature tra regioni, spaccature dentro la regione. Allora, ci sono zone del paese
pezzi di paese, imprese e anche amministrazioni che competono e che sono a livello di quelle più evolute, ci sono altri pezzi di paese che non sono solo geograficamente localizzati al sud, ma comunque insomma altre porzioni significative del paese che fanno fatica. Quindi il tema è poi andare, questo è veramente un lavoro da sociologo, da economisti, da politici, andare a capire perché alcuni sono rimasti indietro, che fatica fanno tutti nel reggere la velocità degli altri, e senza illudersi che esista una situazione media che spiega tutto. Secondo me non è così. Quindi questa è la premessa. Poi se vuoi Stefano, iniziamo adesso, tolgo la presentazione così torniamo a vederci. Però c'è già una c'è comunque una correlazione, cioè le zone comunque diciamo, più che riescono a stare al passo con gli indicatori macroeconomici del resto dell'Europa sono anche quelle dove l'innovazione prende più piede, quindi quelle sono una correlazione diretta, è evidente. Allora, qui, ripeto, qui c'è il lavoro degli economisti, c'è chi ha studiato questo tema. Io ho notato un'altra cosa, ho letto, mi hanno spiegato, perché poi non sono un economista, quindi gli economisti l'hanno spiegato a me, se andiamo proprio a cercare la causa prima, cioè perché si innova? Perché si vuole essere competitivi. Allora, la vera causa prima che poi mette in moto tutta la macchina è l'esposizione alla concorrenza, alla competizione. Ora, noi sappiamo che molte aziende, per esempio del Nord Italia, operano su mercati internazionali e quindi necessariamente devi essere competitivo. E quindi per essere competitivo una delle leve, una delle principali è quella di fare innovazione. Allora, ripeto, qui la prima questione da capire è che ci sono dei fenomeni macroeconomici, ripeto, poi io sono ignorante in materia, mi rimetto al parere di chi li conosce meglio di me, però insomma certe cose le leggiamo, le si capisce, le si vede, comunque sono, diciamo, sono ragionevolmente note. Ci sono le zone del paese, quei pezzi di paese che sono esposti alla competizione, che sfruttano quindi l'innovazione per essere più competitivi. In realtà, con tutte le fatiche, con tutti i guai che sono capitati al nostro paese negli ultimi 15 anni, dalla recessione 2007-2008 in poi, riescono a essere ancora competitivi. Quindi, sicuramente, al di là di quali sono le relazioni causa-effetto, poi l'articolazione, innovare ci aiuta a crescere e a produrre valore. Produrre valore vuol dire poi produrre posti di lavoro, vuol dire ricchezza per i nostri concittadini, per tutti noi. No, perché Se cioè, invece vuoi, a questo punto uno può guardare il filone pubblica amministrazione e il filone imprese, proviamo a ragionare, no, caso per caso su quel che sta succedendo e quali possono essere i problemi. proviamo tenendo il filone cioè, pubblica amministrazione, adesso l'impressione avuta da chi come me che lavora sul campo, io opero prevalentemente anche al nord, quindi in Lombardia e anche spesso al nord, l'impressione avuta è che diciamo, come anche a livello di sistema paese siamo stati capaci di avere tante idee interessanti, anche se siamo stati all'avanguardia sulle tematiche di firma digitale, su alcune tematiche di trust service digitali, anche su alcuni servizi progettati dalla FIA, così come, ad esempio, 20 anni fa, ricordo ancora che Bassanini aveva l'idea di, creare una pubblica amministrazione dove il cittadino non fosse costretto a fare il pellegrinaggio tra i vari uffici. Come dire, prendere informazioni da una parte e riconsegnarle all'altra quando la pubblica amministrazione già le aveva, informazioni che la pubblica amministrazione, se si parlasse, già le avrebbe tutte. Sì, abbiamo avuto tante idee, ma non siamo poi stati capaci di metterle in pratica. Quindi sembra che lo spunto ci sia, ma poi non ci sia una capacità di metterle in pratica. Contrariamente, invece, magari anche ad altri paesi, anche a qualche piccolo, io ho visto anche alcuni casi di paesi dell'est dove. Presi ad esempio il regolamento EIDAS, questi l'hanno preso e l'hanno messo in pratica tout court, con una velocità elevata. Perché non siamo, come dire, capaci di portare a terra queste nostre genialità, questa nostra comunque capacità di innovare? Io farei un ragionamento in due passaggi. Prima, che cosa abbiamo fatto e perché quello che abbiamo fatto non andava bene. E poi magari insieme cerchiamo di ragionare sul perché. Quello che è stato fatto negli ultimi, come tu giustamente hai ricordato,
A fine anni no 90, quindi alla fine del secolo scorso, c'erano state delle intuizioni importanti. Aveva fatte Bassanini, a quei tempi uno dei miei maestri, che era il professor Sandro Snaghi, dirigeva il centro tecnico, e Sandro Snaghi chiarì un punto importantissimo. Per fare innovazione della pubblica amministrazione bisogna, dal punto di vista tecnico e poi, insomma, insieme all'aspetto tecnico, dal punto di vista procedurale, organizzativo e giuridico, dobbiamo fare in modo che le pubbliche amministrazioni si parlino tra di loro. Quando lui spiegava, mi insegnava 20 anni fa che un certificato alla fine non è una cosa che serve a me cittadino. È una cosa che serve a un'amministrazione per far sapere qualcosa ad un'altra amministrazione e questa informazione transita tramite me cittadino perché le due non si parlano direttamente. Quindi vado all'anagrafe, mi faccio fare lo stato di famiglia, poi lo porto da un'altra parte perché così quell'altra parte viene a sapere ciò che sa l'anagrafe. Quindi io faccio il corriere, no? Porto un'informazione che si chiama certificato. Lui quindi ebbe questa intuizione. Questo cosa vuol dire dal punto di vista, ci tengo a dirlo, organizzativo, giuridico e poi tecnico. Giuridico, poi vediamo, per esempio, la privacy ha un ruolo importantissimo, no? Le amministrazioni sono soggette a un perimetro di privacy individuale, quindi nel passare un'informazione da un'amministrazione all'altra c'è da risolvere e da affrontare il tema della privacy. Il punto qual è? Che specialmente negli ultimi 10 anni, si è lavorato non sull'integrazione, qui stiamo parlando con professionisti dell'ICT, quindi lo posso dire, l'integrazione dei back-end. Abbiamo lavorato sui front-end. Italia Login era il tentativo di creare quella che poi è diventata l'applicazione IO. Che cos'è? È un sistema di front-end, è un'applicazione che offre un servizio all'utente finale. SPID è un servizio alla fine di front-end, perché mi aiuta a identificarmi al posto di usare username e password. Ma se vogliamo, Pago PA è un'altra applicazione di pagamento, Appendice, sì. una cosa che serve a me cittadino per pagare. Credo che di modi di pagare ce ne siano tanti, credo che non sia la prima esigenza di un cittadino, no, che lo emozioni, lo coinvolga nel processo di digitalizzazione, dire che ce n'è un altro ancora di sistema di pagamento. Comunque sia, sono tutte applicazioni di front-end. Quello che noi abbiamo fatto è stato lavorare sull'integrazione dei back-end. L'unica cosa che è stata fatta a fatica e non ancora finita è la razionalizzazione, la centralizzazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. Il fascicolo sanitario non è ancora integrato perché manca l'anagrafe degli assistiti, quindi non c'è lo snodo per dire, no, su cosa ci appoggiamo poi per fare la circolarità delle informazioni dei fascicoli. Sicuramente hai ragione tu. La decentralizzazione non governata non ha aiutato, e lo abbiamo visto con la pandemia, direi che è evidente, sia dal punto di vista procedurale, politico e tecnico-organizzativo. Ma se vogliamo, visto che siamo tra amici che si occupano di ICT, dal nostro punto di vista, tutto questo lo si può riassumere nell'espressione: i back-end non si parlano, non ci sono standard di interoperabilità. Le informazioni sono replicate, duplicate, incoerenti e i processi sono frammentati in tanti silos, quindi non c'è modo di creare dei connettori trasversali, dal punto di vista dei processi, dei sistemi informatici, che offrono il vero servizio al cittadino. Se le amministrazioni di prima si parlassero, il certificato non serve più. Allora, se posso dire. Cioè, non devo più andare a prendere, non devo digitalizzarlo, lo devo far sparire. Cioè, non è che mi serve il PDF. Se i due si parlano, non ho neanche bisogno del PDF, no? Si parlano, se la cantano. Al limite, io autorizzo i due a parlare se ci fosse un problema di privacy, no? Dice: guarda, c'è il Ministero dell'Istruzione che per il bonus di tuo figlio ha bisogno di sapere lo stato di famiglia. Autorizzi ad accederlo? Sì, autorizzo, vai a guardartelo, non mi chiedere nulla. Allora, il vero problema è che non abbiamo lavorato sui back-end. Tra l'altro, lavorando sui back-end, facendo quella che oggi chiamiamo, no, la platform economy, API e cose di questo tipo, noi potremmo abilitare i privati a fare i front-end. Cioè, mica è necessario che il front-end lo faccia, cioè perché PagoPA lo deve fare un'amministrazione pubblica? Perché
quando gli F24, tutti gli altri pagamenti, abbiamo già tutto il mondo dei privati che lo fa. Perché? Perché abbiamo le agenzie che fanno ho fatto il rinnovo della patente, sono agenzie private e per altre cose non ci possono essere agenzie private digitali. Se ci fosse, l'integrazione dei back-end e l'esposizione dell'API. Allora, il tema di fondo qual è? Secondo me, la butto lì e la lascio a te poi commentare, è che fare il front-end per certi versi è più facile, o perlomeno si vende meglio e si vede. Lavorare sui back-end, sulla riorganizzazione dei processi, sulla cancellazione degli adempimenti, sulla semplificazione e quindi anche sul cambiamento della macchina operativa dell'amministrazione è pesante, non si vede e politicamente è difficile da utilizzare per, diciamo, guadagnare consenso. A noi piacerebbe che un amministratore venisse e dicesse: cari cittadini, non abbiamo digitalizzato i certificati, ve li abbiamo fatti sparire. Tu azienda, tu privato, tutti questi certificati che facevi prima, adesso dimenticali. Perché me l'arrangio, che pensi me? Ecco, non so se questo politicamente si vende. E no, ma infatti il dubbio è, ma qui è colpa nostra di professionisti anche in senso lato, quindi di operatori del settore che non sappiamo venderci e spiegare, far emergere l'importanza di questi aspetti, cioè dell'importanza del back-end, oppure appunto è solo un'opportunità politica dall'altra parte che guarda, magari anche solo una carenza di risorse, però dire. In questi 20 anni le risorse ci sono in diversi stati ci sono stati. Adesso appunto con il recovery plan sembra che qualcosa sia in arrivo, ho visto qualche trafiletto che fa riferimento all'accentramento delle anagrafiche, c'è un'attenzione c'è, però il dubbio è perché mancano persone competenti nel prendere decisioni oppure perché non siamo capaci noi di spiegare l'importanza di questi sistemi di back-end. Mentre per fare un ponte, il fatto che servono le fondamenta è evidente. Per fare un sistema informativo interoperabile, il fatto che appunto servono gli standard, servono tutta un'attività preliminare importante, non è così evidente. Dove sta l'errore? O la mancanza più che A l'errore? me piace molto un video che forse molti di voi conoscono, piuttosto vecchio, di Julio Velasco, che parla della cultura degli alibi. È un video bellissimo, andate su YouTube, dura 9 minuti ed è straordinario, tra l'altro con il suo italiano, con accento spagnolo, è stupendo anche da sentire. E sostanzialmente Julio Velasco dice che è il grandissimo allenatore della nazionale di pallacanestro, di pallavolo italiana. Cioè. E lui dice sostanzialmente che noi esseri umani siamo sempre alla ricerca di alibi. No, dire sempre che è colpa di qualcun altro. Io vorrei dire questo. Sicuramente la politica non ha avuto la visione giusta, o comunque a fronte di una visione, perché poi a scrivere titoli belli anche nel PNRR non è che ci vuole molto, il problema vero è Non poi che capisco. faccio a valle di quel titolo, no? Cioè, poi non dico. Vogliamo spingere le aziende italiane ad innovare. Se poi le misure non funzionano, il titolo è bello, ma l'execution, l'applicazione non funziona. Allora, che ci sia una colpa della pubblica amministrazione è indubbio. Comunque ci siano dei ritardi, che ci siano delle scelte che sono state fatte o scelte che non sono state fatte, che hanno rallentato o complicato il processo, è indubbio. È sotto gli occhi di tutti, perché uno dice, insomma, certe cose non funzionano. Però dobbiamo anche mettere il ma anche, che fa ridere, no? Quando si dice del troiano ma anche. Ma non è forse vero che anche molti privati sono un po' legati come dire, ai loro piccoli monopoli o i piccoli, no, ai servizi che effettivamente magari con la digitalizzazione salterebbero e che quindi anche da parte nostra, ci metto anch'io, no? Chi sta fuori dalla pubblica amministrazione non ci sia anche tante volte la difesa dell'esistente? Non lo so, io però non lo escluderei a priori, perlomeno non lo so in generale, poi magari tanti casi singoli si vedono. Il punto vero è che sia la PA che noi cittadini e imprese, quando digitalizziamo, dobbiamo capire che il mondo cambia. Così, e che quindi cambia non solo per gli altri, cambia anche per noi. E dobbiamo prenderne atto.
se pensiamo sempre che il cambiamento è quello degli altri, no? Facciamo la battuta tipo i film che fosse di Sori, no? Armiamoci e partite, è evidente che se lo facciamo tutti, stiamo tutti, ci armiamo tutti, litighiamo tra di noi e non partiamo mai. Quindi la pubblica amministrazione ha le sue colpe, però quanti pezzi di società civile vivono e sfruttano le nicchie, i piccoli monopoli, no, le idiosincrasie e i problemi della pubblica amministrazione per il proprio business quotidiano. Quindi credo che insomma tutti quanti dobbiamo fare un po' un esame di coscienza. No, quello condivido e concordo assolutamente. Sono i primi anche i professionisti e aziende del settore, perché appunto sempre ripensando al passato, se abbiamo marciato con l'anno 2000, se abbiamo marciato con il passaggio all'euro, se abbiamo passato anche forse se abbiamo sfruttato, cavalcato i tempi di e-commerce oppure anche i vari piani forse sono stati cavalcati magari in modo un po' con una visione poco di breve che alla fine appunto poi porta quasi assiste al fatto che un filone si esaurisce e bisogna ricominciare, cioè, provare a ricominciare da capo oppure si vedono gli altri che vanno avanti inevitabilmente. Quindi. E, no, infatti qui su questo tema io spererei che il contesto che abbiamo in Confcommercio, dove appunto abbiamo l'unione tra professionisti, aziende e anche operatori della domanda, possa essere un buon ambito per fare sinergie, per provare a riflettere insieme. Quindi allora, invece a questo punto, passando dal mondo della PA al mondo dei privati, l'impressione è che l'Italia appunto, è un paese dove ci sono tantissime piccole e medie imprese. Quindi l'impressione è che in questi contesti molto piccoli l'innovazione arrivi in ritardo o non arrivi proprio. Quindi tu avete un riscontro in questo senso oppure pensate che il motivo di quella cartina con i colori anche diversi è differente? Perché prevalentemente le grandi aziende Ci sono. sono situazioni molto diverse. Prima di tutto, oggettivamente è un periodo difficile, quindi per certi versi lo era anche prima di Covid, perché certe trasformazioni sono radicali. Quindi la digitalizzazione è una grandissima opportunità, però quando ti becca nella tua attività quotidiana, insomma, non è certo banale, no? Quindi ha delle implicazioni profonde. Quindi non è che innovare, digitalizzare sia un pranzo di gala, come si dice, un ballo di gara, no? Una cosa che è sempre rose e fiori, è fatica, è sofferenza, è cambiamento. E quindi non mi piace neanche chi predica dicendo innovazione, la meraviglia, il bel sole dell'avvenire. Sì, tanto è fatica, è sudore per tutti, ma è sudore anche per noi, perché anche provare a fare progetti di innovazione. Per di più, se posso dirlo, senza finanziamenti pubblici, quindi stando sul mercato, è faticoso, molto faticoso. Per di più è arrivato Covid che ci ha sconvolto le vite, e quindi, voglio dire, partiamo dalla premessa, non è facile fare questo mestiere, no? Non è che sia una roba, vado al supermercato e compro un prodotto di innovazione, no? Non piaceva quell'immagine dell'open innovation che tu vai da qualche parte, c'è cioè una specie di scaffale e prendi quello che ti serve. Non funziona così, non è così. Allora, quindi fatta questa premessa, scusate, un po' lunga, ci sono vari tipi di problemi. Un primo tipo di problema è, secondo me, sono le competenze, ma competenze anche manageriali, non solo tecnologiche o di digitale. Cioè, a volte si fa veramente fatica a discutere con gli imprenditori o con i manager. Che hanno una cultura lontana dai temi della digitalizzazione. Per cui il digitale è o una roba banale che tanto è l'app, piuttosto che qualcosa che non avrà mai successo, piuttosto che un problema da esorcizzare e da combattere a spada tratta. Oppure qualcosa che appunto è una commodity, si compra, si monta, si usa, perché mai devo fare questi grandi investimenti, o perché devo prendere persone, o perché devo cambiare l'organizzazione, cambiare i prodotti. Ecco,
c'è un problema di competenze, e voglio dire non solo tecnologiche, anche manageriali, di change management, di approccio alla gestione d'impresa, approccio al rischio. Questo è un primo problema, credo, significativo. Secondo problema è, scusatemi, c'è il problema delle risorse umane, perché abbiamo questo paradosso della disoccupazione alta, grande disoccupazione giovanile, e noi in questo momento stiamo facendo 14 master per inserire laureati in impresa e non si trovano. Cioè sono finanziati dalle imprese per assumere i giovani, facciamo fatica a trovarli, non si trovano facilmente. Poi non siamo forse competitivi nell'attrarre dagli altri paesi, ma anche gli altri paesi hanno problemi di attrazione e tra l'altro dagli stipendi più alti, quindi se hanno problemi loro, figuriamoci noi. Quindi c'è un problema di cultura e capitale umano ed è un problema enorme. Un secondo problema significativo che va spiegato bene, secondo me, è quello della dimensione d'impresa. Io devo dire, per molto tempo avevo sempre detto che piccolo non è bello. Perché se sei piccolo, ma l'ho visto sulla storia di Cefriel, quando noi siamo cresciuti, non siamo enormi, però siamo cresciuti, sono aumentate le possibilità di investimento, perché aumentano i margini, aumentano le risorse umane, aumenta la struttura d'impresa. Ho più elementi, non voglio dire sia più facile, ma ho più elementi, ho più capabilities organizzative, economiche, finanziarie per fare anche degli investimenti un po' più grandi. Quindi io ho sempre detto piccolo non è bello. E noi in Italia abbiamo una situazione dove non siamo piccoli, siamo micro. Se andiamo a vedere com'è distribuita la dimensione media di impresa sulle nostre milioni di imprese, vediamo che ce ne sono pochissime grandi, un po' medie e poi c'è una marea piccolissime. Io faccio un esempio personale perché a me mi colpisce questa cosa. Mio figlio lavora negli Stati Uniti, in Connecticut, e si occupa di certificazione di bilancio, quindi un mestiere diverso dal mio. E sta facendo questo lavoro per un'azienda che, secondo me, se io dico il nome, pochi la conoscono. Fa 30 miliardi di fatturato. In America non è una delle più note, non è Apple, non è Google, non è Boeing. 30. Quante aziende ci sono in Italia che fanno 30 miliardi di fatturato? 5? 4? Prysmian, che è qui vicino, qui di fianco, uno dei più grandi, fa 12. Pirelli fa 4, Mediaset 3. Allora, piccolo vuol dire fatica. Poi ci sono dei piccoli che hanno successo, perché? Perché competono a livello internazionale, perché hanno delle capacità di open innovation, per esempio di farsi aiutare da chi può, hanno degli imprenditori che investono e ci mettono del proprio. Perché se vedo un'azienda che ha capitale sociale 20.000 euro, io inizio già ad avere qualche sussulto di dubbio. Poi dice: ma la banca non mi dà i prestiti? Te credo. Cioè, Cefred ha 1 milione di capitale sociale, 4 di riserve. C'ho la coda delle banche qui fuori, quindi ti servono soldi. Allora, c'è un tema. Alcuni problemi sono strutturali, altri sono. Ce la stiamo cercando anche un po' noi. E forse tutti quanti noi dovremmo fare, a proposito degli adibili prima, fare degli sforzi. Poi c'è un problema di politiche pubbliche che non ci aiuta. Però questo, se vuoi, è un altro filone che possiamo discutere al prossimo giro. In che senso la politica, politiche pubbliche che non ci aiutano, perché poi arrivo a questo punto proviamo a fare una sintesi. Allora, le politiche, adesso a parte si parla di stato imprenditore, stato innovatore, che secondo me è una enorme distrazione di massa. Stamattina twittavo, siccome si dicono tutti che gli Stati Uniti sono stato imprenditore, stamattina twittavo una notizia che ho letto quando mi sono alzato, diceva che il Dipartimento della Difesa ha commissionato a 5 imprese 5 prototipi per decidere uno dei prossimi aerei della difesa. Se commissionare i privati vuol dire essere imprenditori, allora va bene tutto. Cioè, è uno stato investitore, non imprenditore. Noi invece, imprenditore, cosa pensiamo subito? Alle aziende di Stato, no? Lo Stato che diventa lui, no? Attore primo. Quindi,
C'è un po' un problema di fondo di cultura anche dei nostri politici o della cultura, ma non solo politica, anche in generale, no? Economica del paese, per cui si pensa che lo Stato debba avere un ruolo di, torniamo agli anni 70, alle partecipazioni statali. Pochi lo dicono esplicitamente, molti te lo fanno capire, alcuni restano sul vago e questo crea secondo me ancora più confusione. Il vero tema è che noi avremmo bisogno, prima di tutto, di uno Stato che Carlo Alberto ha scritto, Carnevale Maffè, ha scritto un capitolo nel mio libro dove dice che bisogna liberare le energie del paese. Allora, il primo tema è un aspetto normativo e giuridico. Cioè, qua Carlo Alberto, che sempre no, gli piacciono estremizzare i ragionamenti, dice no, qui bisogna chiedere il permesso per fare innovazione. Ma in generale, adesso al di là della estremizzazione della figura fuori, dell'immagine forte usata da Carlo Alberto, noi abbiamo tantissime regole per cui uno può fare qualunque cosa, è sempre frenato, controllato. Soprattutto c'è questo meccanismo per cui nel nostro modo di fare quotidiano ormai è diventato consuetudine dire che se non è permesso vuol dire che è vietato. Mentre noi invece avremmo bisogno di un quadro giuridico per cui se non è vietato automaticamente è permesso. Primo. E ci sono poche cose che sono vietate, quelle che servono, dopodiché tutto ciò che non è vietato, uno non deve chiedere il permesso di farlo. Io lo vivo tutti i giorni, ogni tanto chiamo i miei avvocati perché c'è un problema, che ne so, sul codice degli appalti, e la risposta spesso dice: ma il codice non lo dice, quindi non sappiamo se si può fare. Se non lo dice, se non lo vieta, si può fare. No. Il primo tema, quindi giuridico, normativo, avere delle norme chiare. Tutto un processo anche di contenzioso veloce, per cui dal punto di vista giuridico, legislativo, amministrativo, siamo tutti invogliati ad innovare e siamo tutti aiutati a risolvere anche le cause civili, penali, in maniera veloce, in maniera che diciamo, chi poi deve essere soggetto a certe pene o a certe condanne, sia condannato, ma per il resto si può lavorare, si può innovare, si può creare. Quindi un primo tema enorme, non sta a me dirlo, sta magari affrontarlo più economisti e giuristi, è questo. Secondo è quello, tutti i paesi hanno incentivi, tutti, tutti, anche quelli liberisti, no? Il punto è che noi oscilliamo tra imprenditori cattivi, facciano loro sono tutti evasori col SUV, e dall'altro lato fa tutto lo Stato. No, lo sviluppo economico del paese lo fanno le imprese, quindi non lo Stato, se non in settori particolari, Leonardo, Eni, Enel, già lì ci sarebbe da discutere, però insomma ci sono alcuni settori dove ragioniamoci, ma poi per il resto ci sono le imprese. Allo stesso tempo lo Stato ha un ruolo da giocare. Un ruolo sempre nel finanziamento della ricerca di base, specialmente in un paese di microimprese. È chiaro che la ricerca di base non è come negli Stati Uniti, dove un'azienda sconosciuta fa 30 miliardi di fatturato. Primo. Secondo luogo, incentivi all'innovazione. E qui si apre tutto il fronte di quello che è stato previsto dal PNRR, su cui io ho moltissimi dubbi, perché secondo me non bisogna finanziare l'offerta di innovazione, non bisogna creare nuovi centri, non bisogna dare i soldi a me. Bisogna dare i soldi alle imprese, bisogna finanziare la domanda di innovazione. Allora, prendiamo una delle poche misure che secondo me funziona, bella, brutta, c'è chi la critica, che è il credito d'imposta ricerca e innovazione. Quella è una misura che va rafforzata, va stabilizzata, perché non è possibile che ogni anno cambino le regole, e soprattutto va resa fruibile, perché se si dice che o fai ricerca ed è ricerca, altrimenti arriva l'Agenzia delle Entrate e ti dice tu hai credito. Hai usufruito di un credito, ma non è ricerca, quindi penale perché è evasione fiscale. È chiaro cosa fanno gli imprenditori seri. Dicono: senti, sai che c'è, non ne parliamo neanche. Se ce la faccio, lo faccio io, e se no, non faccio niente. Allora, quindi i due filoni che io direi sono la semplificazione e la chiarezza normativa del processo giuridico, l'altro filone degli strumenti di incentivazione pochi, buoni, chiari, agili, certi, stabili. Però per portarli a terra, al di là della semplificazione e la chiarezza, beh, serve comunque un'azione, diciamo, del legislatore, quindi anche qui si può fare lobby, si può provare a fare stimolo,
E quindi vabbè, in contesti come il nostro sicuramente già in qualche modo ci stiamo muovendo, per cui continueremo a farlo, così anche come il discorso del fatto di avere degli incentivi chiari. Però vabbè, nell'attesa che arrivino anche queste riforme, come dire, promesse che sembrano andare in questa direzione, anche legate al rilascio del recovery plan. Comunque, come ne usciamo? Comunque sì, cioè il punto è, le aziende sono piccole, abbiamo visto che appunto piccolo, se non è bello, quantomeno è faticoso e oneroso. Se il fatto invece di provare a organizzarsi in filiera, cercare di creare gli ecosistemi, stimolare i piccoli o gli imprenditori a prendere a incontrarsi, cercare di andare a, come dire, contattarli uno anche, a coinvolgerli anche uno per uno. È una cosa che può funzionare, quindi anche dalle esperienze passate, appunto, io conosco la sua esperienza, l'avevo guardato con interesse, ad esempio, l'ecosistema 015 fatto in occasione di Expo, che sembrava appunto per qualche cosa che voleva creare un ecosistema in cui, per andare a stabilire e generare una filiera. Ci possono funzionare, cioè una strada, un percorso di questo tipo può funzionare? Allora, sicuramente sono strade da percorrere. Allora, provo a discuterne almeno due. Un tema è quello del merge and acquisition, cioè il fatto che aziende piccole poi si mettano insieme e creino aziende più grandi. Ora, non è mestiere mio, quindi non dico poco, dico che so che in molti casi queste cose non hanno funzionato perché spesso ci sono, le aziende nostre sono di tipo familiare con un imprenditore forte, quindi l'incontro tra imprenditori non è sempre facile. Comunque qui ci sono persone più esperte di me che si occupano appunto di queste questioni. Da un punto di vista, almeno sulla carta, è ovvio che, per esempio, facilitare il merge and acquisition, secondo me, sarebbe utile, perché c'è poco da fare. Aziende un po' più grandi sono più robuste, no? Banalmente mettono insieme gli investimenti, poi mettono insieme le politiche commerciali, integrano portafogli d'offerta, quindi mischiano le competenze, quindi insomma, secondo me sarebbe da fare. Noto che la nostra, spesso le associazioni di categoria degli imprenditori, tutti vogliono misure a supporto delle PMI o delle aziende piccole. Allora, qui c'è, adesso da ingegnere, penso che cos'è un sistema retroazionato. Un sistema retroazionato è un sistema che, dato uno stimolo, produce una reazione. Se io ti do un incentivo perché sei piccolo, ho uno stimolo che mi porta a dire cresco? Tendenzialmente no, perché se io crescendo certi incentivi li perdo, preferisco star piccolo. Allora, tutta questa, questo sforzo di finanziare i piccoli perché bisogna aiutarli, è giusto, ma dovrebbe essere sempre orientato a dire e ti premio se cresci. No, non è che ti premio se rimani piccolo, quindi tu hai un incentivo che si applica solo se sei piccolo e quindi uno dice, vabbè, allora che incentivo ho a crescere? Allora, questo sembra un discorso banale, ma io mi ricordo 20 anni fa partecipai a un workshop dove c'erano fiscalisti che parlavano per esempio dei meccanismi di tassazione. Se noi facciamo dei meccanismi di tassazione per cui è premiato chi è piccolo, quello che è piccolo si sdoppia, no, farà di tutto per restare piccolo e quindi avere degli sgravi fiscali. E paradossalmente bisognerebbe fare il contrario, cioè ti tasso meno o comunque ti do dei premi se cresci. Ma così si premiano i grandi industriali, il solito, no? Diamo i regali a Confindustria. Se uno pensa dal punto di vista di sistema paese, dovrebbe valere il contrario, no? Allora, ancora una volta, qui ci sono fiscalisti, cioè, che dovrebbero studiare queste cose e quindi darci le risposte. Però un primo tema è merge and acquisition. Quello che dici te tu degli ecosistemi digitali è un'altra cosa importante. Lì però è importante che ci sia un trade union, io lo chiamo un pivot. Cioè per Expo il pivot era Expo. E quindi tutti quelli che ruotavano attorno a Expo sono stati aiutati, invogliati, spinti a usare 015. Nelle filiere, secondo me è importante chi potrebbero essere i leader di filiera, per esempio. Cioè, faccio un esempio ovvio. Se la Fiat decide di comportarsi in un certo modo, tutti quelli che fanno componentistica per la Fiat si adeguano.
Oppure, se in un territorio c'è, che ne so, adesso lo dico perché lo conosco, cioè ci sono stato, c'è il distretto della Piastrella e che ne so, l'associazione dei costruttori delle macchine per le piastrelle definisce una strategia comune, già lì è più debole perché poi ciascuno fa quel che vuole, però se ci fosse un player, un pivot, un sole attorno al quale no, gli altri ruotano, diventa più facile. Se questo non c'è, è più difficile. Allora, per esempio, ci può essere il ruolo dello Stato che standardizza. Dice, ci sono degli standard che dovete usare, quindi in un qualche modo, no? Per esempio, do una concessione in edilizia, fai un parcheggio, tu però devi esporre le API che dicono qual è lo stato del parcheggio. No? A questo punto ottengo. Cioè, anziché preoccuparmi solo degli oneri di urbanizzazione, dell'allacciamento della corrente elettrica e dell'acqua, penso anche a quello che è il dividendo digitale, chiamiamolo così. Ecco, allora, secondo me ci sono tante cose che si devono fare per far sì che poi tutto il tema della crescita delle imprese, delle costruzioni di vere filiere, no? Le filiere della mobilità, se i parcheggi non sono digitalizzati, la filiera della mobilità si fa fatica a fare, no? Allora, se tutto questo viene fatto, allora c'è modo di innescare un processo virtuoso. Bisogna capire caso per caso qual è il perno attorno al quale operare. Stefano, scusami. Beh, Prego. innanzitutto grazie ad Alfonso per gli stimoli e le considerazioni fatte che sono sempre molto affascinanti. Ma lascio poi a te la chiusura perché stiamo arrivando all'una. E in realtà noi abbiamo qualche domanda e vorrei sottoporla e soprattutto chiedere ad Alfonso il suo parere. Vanno in ordine differente da come sono arrivati, perché la prima, secondo me, richiede una risposta secca, se caso anche commentata, ma è forse la domanda più curiosa che dice: se dovessimo paragonare la trasformazione digitale ad un pasto completo nel nostro paese, siamo finora, possiamo definire di essere all'antipasto o a un buon primo piatto? Al di là del fatto che io personalmente dico, forse ci dobbiamo ancora sedere a tavola, però chiedo a te, Alfonso. Siamo a piatto unico, possiamo dirla così? Piatto In unico che cui c'è un cos'è? po' di tutto, in cui c'è un po' di tutto. È un po' di tutto, non è un pasto completo, però insomma un po' di cose ci sono e ti accontenti perché è una cosa veloce. A E me non c'è bisognerebbe neanche la dire. grande qualità, probabilmente. Sì, vabbè, insomma, credo che i piatti unici forse li fa anche cracco, però il punto qual è? Che non è il pranzo di matrimonio, no? È qualcosa che alla fine, beh, no, cioè, alla fine sto paese è in piedi, quindi qualcosa abbiamo fatto. Però è come se fosse sempre la toppa, il mezzo passo, per quello mi viene in mente il piatto unico, no? Che non è un primo, non è un secondo, è una via di mezzo, non so se la metafora L'importante è che non sia un piatto riscaldato del giorno prima, dai. è pronto quella. Secondo terreno avanzato del giorno prima. Quindi non Mamma, so questa se domanda sia. Non Poi so una se la domanda mia che si collega al risposta. discorso della filiera, perché in effetti, avendo il piacere io di essere responsabile sia dei professionisti che del mondo delle imprese, quindi tu hai fatto riferimento alle associazioni degli imprenditori, quindi piccole e medie imprese, del mondo dell'offerta, non so come prenderebbero il fatto di essere. Io penso che lo accetterebbero il cambio di paradigma. Vado a finanziare la domanda e non l'offerta, perché l'offerta beneficia indirettamente del finanziamento della domanda. Quindi questo è molto importante e ne faremo tesoro perché come Assintel e come Prof. RCT siamo in uno stato avanzato di riflessioni sul PNRR. Proprio oggi mi facevo una battuta, attenzione, che già c'è chi ci allunga le mani, facciamo un esempio. Si ricollega a quello che dicevi tu del ruolo dello Stato, Sogei sta allungando le mani, ma Sogei fa l'imprenditore al posto dell'impresa privata o crea le condizioni affinché l'impresa privata possa realizzare delle offerte adeguate e presentarsi al mercato? Questa è una considerazione anche molto personale. Mi riferisco alla filiera, e dice una domanda: spesso i professionisti si confrontano con le PMI. Secondo l'ospite, quindi secondo te, Alfonso, quali sono le prime tre competenze
competenze e abilità che i professionisti devono far valere per vendere al meglio le proprie competenze alle PMI. Beh, la capacità di diventare grandi potrebbe essere. Le competenze dei professionisti ICT. Sì. Ah, io posso dire quello che stiamo facendo noi, perché noi stessi impariamo tutti i giorni, quindi non è che siamo nati imparati. Io sto facendo questo lavoro proprio in questi giorni. Sto dicendo, noi non dobbiamo più parlare delle cose che facciamo, dobbiamo parlare dei problemi del cliente. E quindi dobbiamo diventare condizione necessaria, dobbiamo conoscere bene le tecnologie e nel nostro paese di gente che conosce bene le tecnologie ce n'è pochi. Ma questa è condizione necessaria e non è sufficiente, come si dice in università. Una seconda condizione essenziale è che noi dobbiamo capire veramente quali sono i clienti. Il problema del cliente non è fare analytics e non è fare IoT. Il problema del cliente è avere un'azienda che è più veloce, che è più leggera, che è meno rischiosa perché è capace di operare con i giusti margini, che ha prodotti a valore aggiunto. Questi sono i problemi del cliente. Poi noi sappiamo che per risolverli ci sono tutta una serie di attrezzi che abbiamo nella nostra cassetta che possiamo usare. Però io lo dico sicuramente per me, per i miei colleghi, noi stiamo dedicando un sacco di tempo a ragionare su questo. Noi dobbiamo, per entrare, specialmente con i piccoli, specialmente con quelli che fanno più fatica. Perché è chiaro che se vado in Enel, cioè di gente che sa, è più facile, no? È più difficile per altri versi perché un'azienda è enorme, però dal punto di vista della conoscenza, delle competenze manageriali, insomma è chiaro che sono un'azienda tra l'altro splendida, come negli ultimi anni si è evoluta. Da andare alle piccole bisogna mettersi nelle scarpe, no? Nei panni di chi abbiamo di fronte a noi. Questo richiede non soltanto conoscenza di dominio, richiede il saper ascoltare, quella che si chiama l'intelligenza emotiva, il saper fare domande. Mi sono convinto che una delle prime cose importanti che dobbiamo saper fare è saper chiedere, cioè fare le domande giuste, fare emergere i problemi, perché da lì, una delle prime, vi dico solo questo, per noi CEFRI la cosa più importante è l'analytical thinking. Cioè la capacità di studiare e capire i problemi, che vuol dire saper interagire con chi questi problemi li detiene. Perfetto. Cose che in commercio noi abbiamo lo sportello innovazione che non ha assolutamente la pretesa di paragonarsi a CEFRI, ha un altro tipo di ruolo nei confronti dei propri soci della domanda e abbiamo creato proprio un approccio focalizzato sull'ascolto, la comprensione veramente di qual è l'esigenza, la problematica, il pensiero del cliente, per poi affiancarlo nella scelta migliore e la tecnologia è uno strumento, non è la soluzione del problema. La misurazione dei risultati, questo è un altro tema che ci viene richiesto. Misurazione dei risultati di un processo di innovazione. Le PMI investono spesso quando hanno la ragionevole certezza che avranno risultati a breve termine. Parliamo della lungimiranza delle PMI. CEPRER ha sviluppato metodologie e processi per facilitare questa misurazione, anche di tipo economica. Beh, non è che ci siano cose molto, adesso, poi dipende caso per caso, una tipologia di innovazione per tipologia di innovazione. A me piaceva, quando parlo di certe innovazioni, le classifico in tre categorie. La prima categoria è la cosiddetta, sono le cosiddette innovazioni nice to have. Nice to have vuol dire che se ce l'ho va bene, però non mi cambia la vita. La seconda tipologia di innovazioni sono stay in the race e sono quelle che o le faccio o vado fuori il mercato. Quindi costi quel che costi, se non le faccio chiudo. Cioè, se tutti i ristoranti hanno adesso il takeaway e io continuo a dire che non faccio il takeaway, adesso speriamo che riaprano tutti il più presto possibile. Adesso ho fatto un esempio banale preso dalla, no, dalla quotidianità.
Se tutti i costruttori, facciamo un altro esempio, se tutti i costruttori di regolatori di caldaie sono controllati remotamente e il mio non è controllato remotamente, pare che ho la casa di montagna dove ce l'ho, c'è poco da fare, o la faccio o vado fuori mercato. Quindi, quindi la prima sono le cose fancy e secondo me gli imprenditori me lo dicono a volte, guarda che questa roba qua che mi hai proposto, sì vabbè, se ce l'ho Sai. bene, se ce l'ho frega niente. Stender Ace, lo vedi perché la gente è lì con l'acqua alla gola, perché dice se non ce l'ho, non vendo. Facciamo un esempio. 2006, io andai a visitare delle aziende del tessile, lo ripeto spesso perché mi colpì, stiamo parlando di 15 anni fa, e un'azienda piccola mi disse il mio magazzino, 2006, il mio magazzino è online perché è così i miei clienti possono vedere lo stato delle lavorazioni. Io dissi, Madonna, che bravo, che complimenti, fanno, guardi, o così, oppure il Saint Laurent va da un altro. Allora, ci sono queste innovazioni dove poi alla fine c'è poco da fare i conti, o la fai o sei fuori. Le altre innovazioni sono quelle, no, game changer. Game changer sono rischiose. Cioè, tu prendi un rischio e dici, io voglio cambiare mercato, voglio fare un prodotto totalmente nuovo. Avrò successo o no? E chi ne so. Se fosse così facile non sarebbe innovazione. Allora, io più che me, è chiaro che poi si può fare il ROI. Qualcuno mi spiegò che i business plan si fanno, uno dice dimmi che business plan vuoi e te lo faccio, no? Molti consulenti te la raccontano così, perché alla fine è un po' esagerato, è tirato per i capelli, però c'è un briciolo di verità. Allora, secondo me, prima ancora del calcolo del ROI, io calcolerei, cercherei di capire il senso di quello che sto facendo. Qual è il senso? Cioè, se il senso è che sto facendo frizzi e lazzi per dare un contentino, dire che il mio prodotto è AI, perché? Perché c'è dentro una routine che fa finta di essere AI, perché adesso tutti parlano di AI, beh, ma la vita del cliente è cambiata in qualche modo, no? Nice to have. O la faccio o sono fuori dal mercato? Necessaria, no? Stay in the race. Sto inventando qualcosa di nuovo. E se sto inventando qualcosa di nuovo, che ROI vuoi che ti calcoli? Certo, facciamo tutti gli esercizi che vogliamo, ci sono delle tecniche ovviamente, no? Tentativi. Però insomma il punto vero è Dainese ha voluto fare l'airbag perché ha fatto i calcoli del ROI, no? Lui voleva salvare le vite delle persone e ha detto i soldi ce li ho, quel che costa costa, lo voglio fare. Quando è stata venduta, credo che il valore, così mi è stato detto, il valore a libro di Dainese scontato, era fondamentalmente basato sul know-how legato alla tecnologia dell'airbag. Quando l'ha fatto, mica lo sapeva Lino Dainese, a me diceva: io voglio salvare la vita dei motociclisti, c'ho un sogno, lo voglio realizzare, voglio cambiare il pezzo di mercato. Adesso, quale sia la caratteristica di ciascuna azienda, non lo so, però prima dei numeri serve il senso, il significato, il valore, il perché lo faccio. Grazie, Stefano. No, vabbè, A sì, te gli ultimi minuti, abbiamo superato l'una e quindi sì, no, giusto per ringrazio Alfonso. una sintesi in chiusura, vabbè, diciamo che anche È un della invito, descrizione. una sintesi e un invito, visto che siamo un'associazione e le associazioni si reggono se aumentano i soci. Lascio a Beh, te la sintesi e la sintesi l'invito. legata anche all'invito, perché diciamo che questi dai nostri anche in tutti gli incontri del ciclo Pro Forest City Incontri è emerso che è un tema fondamentale, cioè di base, c'è un problema di competenze, quindi di carenza di competenze e io aggiungo di valorizzazione delle competenze perché appunto noi, come associazione di professionisti, le competenze ci sono, spesso sono poco valorizzate, sono poco note, sono poco riconosciute sul mercato, per cui in Pro Forest City per me è un tema, uno dei nostri master, dei nostri strength race, è quello di valorizzare le competenze dei professionisti e di cercare di portarle sul mercato facendo cultura e offrendo anche degli stimoli affinché appunto si creino delle filiere oppure appunto si vada verso la crescita, verso l'aggregazione. Si trovino i modi per superare le problematiche che sono emerse. Quindi intanto grazie al professor Fuggetta per gli stimoli, per la disponibilità, per la chiacchierata, per gli stimoli che ci ha
ci ha fornito. Direi che sicuramente infraforecti vogliamo coltivarli, e per coltivarli, quindi l'invito a chi non fosse iscritto è a iscriversi e a partecipare, perché appunto con Proforestiti, grazie anche al contesto di Confcommercio, quindi alla vicinanza con Ascintel, alla presenza degli SPIN, al Marketplace Edi, cioè tutta una serie di tematiche volte a creare un ecosistema, ci sono sul campo. Cioè, associandosi ai Proforestiti vuol dire contribuire a fare in modo che abbiano successo e si vada nella direzione di superare, diciamo, le problematiche, di favorire anche l'innovazione nel nostro paese. Quindi, niente, questo è un po'. Grazie a tutti, grazie al professor Fuggetta, grazie Grazie a voi tutti. Buon lavoro. Alfonso, grazie Stefano e grazie a tutti gli tutto lo staff intervenuti. di Proforestiti, e niente, se iscrivete alla newsletter, sarete anche informati sulle prossime attività. Grazie a tutti e buona. A giugno, il prossimo metà giugno, giovedì, il prossimo webinar con un altro ospite, faremo l'ampia comunicazione. Vi aspettiamo tutti. Perfetto. Perfetto, va bene. Saluto, Grazie a tutti. arrivederci. Arrivederci. Ciao, grazie, ciao a tutti.